Il 18° compleanno della meravigliosa Emma può essere definito con una sola parola: glamour. Let's party! L'Hotel Elisabetta Luxury Events regala ogni giorno un sogno e soprattutto per questo 18° compleanno la favola. Sì, certo, è il compleanno della figlia di Alfredo Garofalo, nostro fiorai storico. E, insomma, stiamo preparandoci al meglio per questa festa. Trasformare questo party in una vera e propria Hollywood? Certo, senz'altro. Ed eccomi qua, questo è un momento clou assolutamente perché sono tra le due nonne, ovviamente Ernestina e Immacolata. Benvenute alla festa della vostra nipotina, che emozione si prova? Emozione grande. 18 anni? Sì, 18 anni, ma non ci stanno più in appresso. Ma qual è il consiglio che vuole dare a sua nipote? Come? Qual è il consiglio che vuole dare a sua nipote? I genitori, devo essere accorto, devo aprire i genitori e andare a scuola. Tutto quello che lei desidera, la cosa più bella, la pace, l'amore per tutta la famiglia. Allora facciamo una cosa insieme, mandiamo un bacio ad Imma.
Happy birthday to you! Buon compleanno! Sei pronta per il tuo Hollywood party? Sì. Sei pronta per questo sogno fantastico che vivrai da questo momento in poi? Sì. E allora ci siamo. Vieni con me perché entri in un mondo fantastico. Grazie. Voi brother siete pronti per accompagnare? Certo, siamo prontissimi. Alla grande. Allora, let's go! Ci sono i fratelli, la cognata. Allora facciamo gli auguri. Happy birthday. Grazie. Happy birthday. Auguri amore. Eccola qua, allora andiamo da lei. Ti aspettavi tutta questa gente? No, cioè sì, li ho invitati io. Ecco, ci sono tutti i tuoi amici, ci sono tutti i tuoi familiari, questo è un momento assolutamente fantastico. Bellissimo, bellissimo. Ecco, noi ci siamo tutti con te. Questo è un momento assolutamente importante perché c'è grande responsabilità, consapevolezza ai 18 anni. Grazie. Allora, adesso devi divertirti e eccoli lì, tutti quanti loro che ti guardano, questa è la tua festa, la grande festa all'Hollywood Party. Grazie. Sorellina, diciamo io la chiamo strega perché ci sono momenti che in cui lei è dolcissima e ci sono dei momenti che lei è irrequieta. E questo è anche il bello forse del vostro rapporto, odio amore. Sì, 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 ma la base c'è sempre l'amore. Il rapporto che ti lega a tua sorella, l'emozione più bella di questa giornata e soprattutto l'augurio che le vuoi fare? Vabbè, a mia sorella gli auguro tutto il bene di questo mondo, non posso fare altro, però quello che vivo con mia sorella è un amore
che va oltre. Pensa che quando sono andato via da casa, perché mi sono sposato ad ottobre, non dico che mi sono fatto un mese a piangere, però mi mancava tantissimo. La cosa più bella che ho notato è stato un bacio quando lei è arrivato, è la prima cosa che ha fatto, ha detto: questo è mio fratello. No, ci amiamo. Diciamo che abbiamo progettato questa festa da ben 2 mesi. Per il tema ci siamo ispirati un po' alla bella Imma, perché lei è molto vanitosa, molto chic, ama vestirsi, quindi abbiamo scelto questo tema proprio adeguato per lei. Come colori abbiamo scelto il nero, il rosso e l'oro, che rappresenta Hollywood, il red carpet, tutte le luci d'artista. E con tutte queste rose rosse ci siamo ispirate sempre un po' a lei, perché lei per noi è una rosa, è passionale, amorevole e gentile nello stesso momento. Ma secondo voi è briosa? Certo. Sì. Certamente. Applauso. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. Eleganza, stile e soprattutto passione. Siamo pronti per la scena di gala? Sì, prontissimi. Soprattutto perché ci sono i miei genitori e la mia famiglia accanto. E questa è la cascata di fiori fenomenale! Quasi brinda! Questo è davvero un Hollywood party! Auguri! Maria, il tuo ruolo è sicuramente fondamentale nella vita di Imma, vero? Sì, sono la sua madrina di battesimo e quindi poi è cresciuta anche con la zia, ovviamente, sono la zia e oltre che la madrina di battesimo, sì. Beh, l'augurio poi più bello che vorrei fare a Imma è quello di poter realizzare tutti i suoi sogni, perché se lo merita, è una ragazza dolcissima e quindi buona fondamentalmente, anche se ogni tanto ha i suoi scatti come tutti, però io le auguro veramente di realizzare i suoi sogni e questo, è di essere sempre quella che è. Ma io ho notato una cosa molto bella, queste rose fantastiche su questo tavolo, quindi simbolo di stile e di eleganza. Sì, è vero, e sono del fioraio qui di fronte. Una famiglia? Sì, una famiglia molto socievole, bravi, e sono molto disponibili in tante cose, sono molto bravi comunque. Però io penso una cosa, che la rosa più bella è proprio lei, Imma, giusto? Sì, giusto, sì, è stupenda Imma. Qual è la sua qualità migliore? Di Imma? È la dolcezza, non lo so, è la disponibilità, è molto socievole. Una famiglia acquisita fantastica.
fantastica, Imma è stupenda sotto tutti i profili. Perfetto, non c'è niente da dire, gente brava, c'hanno tutto, molto disponibili, molto socievoli, c'hanno proprio tutto. Poi sono bravi sull'attività, fanno fare belle figure a tutti. Sul cubo dopo? No, non penso proprio. Perché no? No, dai, non mi faccio queste cose. Sì, dai, devi accompagnare questa splendida Imma in questa festa fantastica. Forse, dai, ci penso. Un pensierino? Va bene, dai. Musica, colori, una cascata di fiori e un'atmosfera da sogno forever. Avete una figlia assolutamente spettacolare, meravigliosa, dolcissima, Imma.
l'orgoglio di un papà, avere una figlia come Imma è dire poco. Devo dire grazie alla mamma, ma voglio ringraziare a questa festa principalmente ai miei figli, a Luigi, a Pasquale, a Virginia. Vi posso dire, io non sapevo niente, ascoltavo ma non vedevo ciò che stavano facendo. Oggi posso dire un'emozione grande. Io sono molto geloso di mia figlia, io sono geloso delle mie mani. Pensate che mia figlia quando mi abbraccia io vorrei diventare una piuma per non toccarla. L'amo così tanto, non immaginate. Talmente che l'amo non riesco a farglielo capire, non riesco a dimostrarglielo. Sono emozionato perché è vero che l'emozione fa da padrone questa serata. Vorrei dire tante cose, ma non c'ho un nodo alla gola. Questa è l'emozione più bella. Tra l'altro voi siete dei genitori giovanissimi, fashion, e questa è davvero una festa VIP. Voi siete davvero glamour. Grazie, grazie mille, veramente. Grazie al vostro intervento, grazie perché sia la festa sia riuscita, e grazie anche a voi. Imma è il nostro orgoglio, l'ha detto già il papà, è l'orgoglio dei fratelli, l'orgoglio mio, l'orgoglio della famiglia. Ha un carattere un po' irruente, un po' scontroso con me soprattutto. Anche normale con le mamme. Sì, sì, però che è veramente il nostro cuore, Imma. Ma come d'altronde per i fratelli. Siamo orgogliosa, sono orgogliosa veramente della nostra famiglia, perché ci amiamo, veramente ci amiamo, e lo dimostriamo in tutte le feste, in tutte le occasioni. Non perdiamo l'occasione, ecco, per dimostrarci il bene che ci vogliamo. Come sta proseguendo la serata, signora Pina? Penso ottimamente, penso che ci stiamo divertendo, no? Abbastanza, sinceramente questa serata non me l'aspettavo neanche io di divertirmi così tanto. Dopo una giornata dura di lavoro, anzi duri giorni di lavoro, perché non è stato in un solo giorno organizzare questa festa. Anzi, stanno oltre 20-25 giorni di progettazione. Voglio ringraziare tutto il mio staff, perché senza di loro non sarei nessuno, non saremo nessuno, tutta la nostra famiglia. E basta. If you wanna visit Big World, if you wanna stay in LA, if you wanna stop the show, if you wanna help someone, if you wanna visit Big World, if you wanna stay in LA, if you wanna stop the show, if you wanna help someone, e ci siamo, questo è il momento clou, perché stai per spegnere queste 18 candeline tutto d'un fiato, e poi ovviamente da questo momento la tua vita sarà effervescente proprio come le bollicine dello champagne che adesso stapperemo. Quindi buon compleanno, tantissimi auguri da parte mia e ovviamente da parte di tutti loro in diretta TV. Grazie mille. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te.
Ma questa è una super festa, tanti auguri anche a te. Grazie, grazie. Allora festeggiate insieme, questo è l'augurio più bello che vi possiamo fare. Insieme unite anche in questo giorno così speciale. Non grazie. Siamo cognate, siamo sorelle. Auguroni alla nostra cara amica Imma, auguri di cuore. La invidiamo a Imma, per la bellezza, per l'età, per tutto. Sì, gli facciamo tanti auguri e un bocca al lupo per i suoi 18 anni. Imma, e grazie per la splendida serata che ci hai regalato. Numero uno. Fa piacere per Imma, gli auguro che si realizzano tutti i suoi desideri. Ci sono tante fiori qua, ci stanno. Ma più bello, eh? Sì. Più bello è mia moglie e poi c'è la festeggiata, Imma. Quanto è stata effervescente, Imma, stasera? Abbastanza. Ci siamo divertiti, una bella serata, era molto particolare. E quale augurio vuole fare ad Imma? Che deve meritare tanto, tanto, tanto. Tanta felicità e il migliore che ci sia nella vita. Quale augurio fai, Imma? Che tutto quello che desidera lei, un futuro. Tutto quello che desidera il suo cuore. È arrivato il momento del brindisi finale, dobbiamo fare un discorso. Sì, allora voglio ringraziare tutti, tutte le persone qui presenti, le mie amiche, i miei amici, tutti. Perché mi hanno reso, la festa più bella. Ed ecco, questa sicuramente è la festa più bella, la festa di 18 anni di Imma. Quindi tanti auguri e cin cin! Ed eccola qui la vera star di questa serata, Imma. Allora, questa festa è stata sicuramente strepitosa. Da questo momento iniziano i tuoi sogni più belli. Quali sono? I miei sogni sono quello di avere una famiglia tuttavia e dei bambini che, cioè vabbè, bambini, e poi ho dei sogni che ho nascosto sin da quando ero piccola, che non ho mai raccontato a nessuno, però il mio sogno più grande è quello di essere felice per tutta la vita. Ti è piaciuta questa festa? Tantissimo. Sei scatenata? Tantissimo, era proprio come lo immaginavo. E adesso comincia quel momento di grande responsabilità, i 18 anni sono importanti, quindi bisogna guardare in alto, sempre più in alto, perché gli obiettivi da raggiungere sono davvero tantissimi. Vero. E voglio ringraziare la mia famiglia e soprattutto mia cognata che mi ha aiutato a realizzare tutto ciò, perché questo è il lavoro che amo e nonostante sia mia cognata è come se fosse mia sorella più grande. E poi un'altra cosa, io ti ringrazio perché tu hai voluto il salotto di Bri alla tua festa. Sì, e il salotto è stato qualcosa di, cioè, di che ho voluto, non so come dire, che ho voluto proprio la mia festa perché, cioè, non so, mi rappresenta qualcosa del genere. Infatti questo salotto è stato glamour proprio come te. Io ti faccio tantissimi auguri e soprattutto voglio che il tuo futuro sia sempre brioso, solare e raggiante così come sei tu. Grazie mille. Ti posso dare un bacio? Sì. Lo special party di Imma termina qui e ovviamente con il salotto di Bri vi diamo appuntamento alla prossima puntata.